Ciao, sono Silvia Platania, insegnante di pianoforte, e oggi risponderò alla domanda: come si fa a improvvisare quando hai un. O improvvisare o comporre quando devi costruire una musica per magari una presentazione, magari per il tuo video delle vacanze estive, o se vuoi mandare un biglietto elettronico di auguri o di, insomma, una lettera bellissima al tuo compagno o alla tua compagna con sotto la tua musica. E allora ci sono molti modi per farlo e oggi ne guarderemo alcuni. Nel frattempo ti chiedo se vuoi iscriverti al canale, a te non costa niente, a me fai un grandissimo regalo e mi aiuterà a far crescere questo canale. Allora, cominciamo mettendo le mani sul piano, pianoforte. Ovviamente, se segui questo video, saprai che sotto i due tasti neri c'è il Do, sotto i tre tasti neri c'è il Fa, e questa cosa si ripete per tutta la tastiera, quindi avrai Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. I tasti neri sono ovviamente Do diesis, Re diesis, oppure se li guardi da destra verso sinistra, Mi bemolle, Re bemolle. Quindi Fa diesis, Sol diesis, La diesis, oppure Sol bemolle, La bemolle, Si bemolle. Queste sono proprio le cose di base, devi saperle perché sennò è un pochino difficile seguire questo video, ma ho fatto tanti altri video per spiegarlo. Molto bene, allora partiamo da questo assunto. Per improvvisare su qualcosa abbiamo bisogno di avere un'ispirazione che ci permetta subito di creare l'atmosfera giusta. Ho cominciato a improvvisare sull'accordo di La minore. Poi qualcosa in me è scattato e ho cominciato a utilizzare questa scala. Che è una scala modale, ovviamente. Non analizzeremo le scale modali oggi perché non c'è tempo, ma ho fatto un video dove spiego tutti i 7 modi della scala maggiore. E quindi su questa scala qua, su queste note, ho cominciato a fare questa roba qua, che secondo me ricorda Ravel o qualcosa, un concerto di qualcuno, non mi ricordo, devo averlo ascoltato nei giorni scorsi. Facendo è molto semplice. Ho determinato la scala, quindi le note che utilizzerò in questa improvvisazione, che in questo caso sono quelle che ti ho detto: La, Si bemolle, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, ok? Dopo aver determinato questo ambito, ho cominciato dall'accordo principale, cioè se parto da questa scala, che è quella di La, una scala modale, quindi non è né maggiore né minore. Cosa ho fatto? Mi sono ambientata con le note dell'accordo, La, Mi, La. Ho toccato la nota superiore a La, che è il Si bemolle, quella inferiore e di nuovo il La. Quindi sono stata molto vicina per creare l'ambiente, perché qual è l'errore che fanno tutti i principianti? Vanno lontano dall'accordo principale e non si capisce più il senso. Invece noi dobbiamo partire come quelle persone, ciao mochetta, come quelle persone che dicono poche cose, ma le dicono con convinzione e entrano, quegli attori che dicono due parole, mamma mia, però lo fanno con un'intensità, ed è la stessa cosa. Anche ribattuti che col pianoforte, sto ovviamente suonando col pedale, ribattuti che col pianoforte puoi sfruttare nella loro varietà dinamica, quindi piano, sempre più forte. A volte do un respiro a questa composizione molto bassa, sempre senza toccare altre note, facendo quinta e ottava. Nel video precedente abbiamo visto gli accordi che sono fatti da prima, terza, quinta, ottava, che è nient'altro che la ripetizione della prima. Quindi nel momento in cui tu hai stabilito, tolto la terza, perché la terza dà troppa definizione, cioè la terza definisce i confini di questo accordo e dice sono un accordo minore o sono un accordo maggiore.
No, io voglio creare incertezza in questo inizio. Senti che c'è qualcosa di misterioso, di incerto, non si sa dove vuole andare, non si sa in che tonalità sono, non ho una dominante, che è un altro grado della scala, che mi dice: ok, buongiorno, sono nella maggiore, no, non ce l'ho, sono qua che... Hai presente tutte quelle cose che fanno i musicisti, quelli bravi che fanno... Quelle cose che uno vede e dice: oh, che bravo, sta facendo niente, sta facendo due note ripetute. Quindi, cioè, prendi questo accordo, lo rifai identico, avanti e indietro, è sempre quello. Stanchi, ma vuoi sembrare sempre bravo, vai avanti e indietro. Questa qua è niente meno che una grattata, tipo quelle che si danno i cani, no? Sto facendo la, mi, la, mi, la, mi, la, sempre uguale. Sopra, perché fa bello incrociare le mani, prendo una nota sopra. Cioè, le note dell'accordo sono sempre La, Do, Mi. Io prendo come punto principale la quinta, che è il Mi, e faccio un'appoggiatura superiore, cioè dal Fa, Fa Mi, Re Mi e inferiore. Fa Mi, Re Mi, senti cosa viene? Basso, destro che fa la grattata di cane, sinistra che fa appoggiatura superiore e inferiore. La destra va piano, piano, piano. Ho fatto Fa Mi, Re Mi, Do Mi, Si Mi, La Mi. Quindi ho fatto una scaletta discendente di appoggiature che vanno sempre a Mi. Re Mi, Do Mi, Si Mi, La Mi. Risentiamo. Questa mano deve andare in automatico, te ne devi dimenticare. La grattata. Poi vai pianissimo con la destra. Lo ripeti. Ripeti la sinistra bassa, la prima anche il basso adesso. Cosa ho fatto adesso? Ho fatto Mi, La, quindi sempre poca fantasia, cioè siamo quinta prima. Adesso utilizzerò l'appoggiatura superiore e farò lo stesso passaggio ma dal La, quindi Si, La, Sol, La, Fa, Mi, Fa, La. Mi, La, Re, La. Quindi stessa cosa di prima, ma partendo da La. Ripeto dal Mi. Adesso da La. E poi ricomincio col tema di prima. Quindi tu hai una base sicura che sono queste note qua, La, Mi, La, Mi, La. Che è la stessa cosa, identico, uguale, La, Mi, La, Mi, La, che puoi ripetere anche sopra. Quindi primo esercizio, esercitati a prendere La, Mi, La su tutta la tastiera con un bel pedale, in modo che la tua mano prenda subito queste distanze. La Mi La, stessa cosa con la destra, La Mi La. Puoi usare o il 2 se hai la mano molto grande o il 3, La Mi La. Poi esercitati a
fare questa cosa avanti e indietro, la, mi, la, mi, la, mi, la, mi, la, mi, la. Tieni molto morbido il braccio, perché se soprattutto hai la mano piccola come la mia, utilizzerai un po' di movimento anche col braccio che ti aiuterà a direzionare il tutto. Quindi farai un po' di lavoro, non solo con le dita che non hanno particolare forza quando vai, cioè non possono avere, non puoi fare un lavoro di articolazione quando vai veloce, ma devi fare questo lavoro qua. Ok? Pronosupinazione si chiama in termine tecnico, non volevo usarlo questo termine, è impropriamente chiamato rotazione, ma non è una rotazione, è una pronosupinazione, ma in ogni caso è questo movimento, come se tu svitassi o aprissi quelle porte che hanno il pomello. Ovviamente non facciamo mille, cioè questo lavoro qua, ma devi stare molto morbido, un pochino di questo lavoro si fa così. Per quanto riguarda la parte successiva, appunto, non è difficile, è importante solo capire che i punti di gravità, un centro di gravità è proprio il mi, il la e la. E sopra questo tu puoi fare l'appoggiatura dal di sopra, fa mi, da sotto, e usare tutte queste come note di passaggio fino a la. Re mi, do mi, si mi, la mi. Le note di passaggio sono note che da due punti gravitazionali fanno da collegamento. Quindi io i punti di gravità sono la, mi, la. Le note di passaggio saranno la, si, do, re, mi e mi, fa, sol, cioè saranno fa, sol tra il mi e la. Quindi note di passaggio, note di passaggio, ok? All'interno di un accordo, se usi le note di passaggio, non sbagli mai. Ovviamente l'utilizzo di un modo della scala maggiore ci aiuta a rendere tutto molto molto più misterioso. Sta fuori dall'armonia che siamo abituati ad ascoltare, quindi ci disorienta, ma crea anche un bellissimo ambiente. Quindi cerca di definire un tema iniziale che potrebbe essere come il mio che avevo fatto. Ovviamente non cominci con il tema iniziale, cominci con l'ambientamento di la, mi, la. Buongiorno, sono un modo della scala maggiore. E poi cominci col tuo tema. Fai queste volatine che servono per aprire. Dopodiché cominci con questa cosa che ti avevo detto prima, molto morbida. Ricominci col tema. E poi trovi una conclusione. Thank you.
Ovviamente ho esordito questo video dicendo un bellissimo biglietto di accompagnamento per una lettera di auguri. Beh, allora questo proprio non è la colonna sonora che ci si aspetta per un biglietto d'auguri sereno e felice. Però puoi utilizzare i modi della scala maggiore, che sono questi. Allora, facciamo proprio un piccolo riassunto. Spero di ricordarmi tutti i nomi giusti. La prima è la scala maggiore, poi abbiamo il modo dorico, che è quello derivato partendo dal suo secondo grado. Quindi io parto dal re, suono le note che suonerei nella scala di do maggiore, perché ho preso a riferimento la scala di do maggiore, ma se prendo a riferimento la scala di la maggiore o di qualunque altra scala, è identico il procedimento. Prendiamo ad esempio quella di do maggiore perché è più semplice fare questo lavoro. Quindi prendiamo la scala di do maggiore, modo ionico o maggiore. Quindi avremo. Abbiamo a riferimento il do come tonica. Prendiamo a riferimento il re utilizzando sempre le note della scala di do maggiore, quindi tutte note bianche, ma siamo nel modo di re. Questo è il suono del modo dorico. Sto improvvisando semplicemente utilizzando le basi, cioè re, la re, che sono le basi dell'accordo del modo, cioè di re. Senti che bello. Ora partiamo dal modo frigio, che è quello che parte dal terzo grado della scala maggiore. Sentiamo come suona. Ti ricorda qualcosa? Il modo frigio è quello che abbiamo usato prima. Perché il modo frigio prima cominciava da La? Perché era il modo frigio della scala di Fa maggiore. Che quindi, cominciando da La, utilizza proprio queste note. Ma noi cominciamo ovviamente da Do maggiore, quindi il modo frigio comincia dal Mi. Per rifare quello che ho fatto prima. Come particolare mi piace da matti, forse si vede. Lidio. È una magia il modo lidio.
la magia del modulige al suo quarto grado, cioè questo si, perché ovviamente con la tonica fa un tritono, quindi senti che dà questo senso di scossa, è un po' tabasco, che ti fa poi godere quando arrivi al suo quinto grado. E tutti lo conosciamo per la sigla dei Simpsons. Bellissimo, basta, mi perdo sul lido. Andiamo al misolidio, che è quello che comincia dal quinto. Perché sto facendo un video così lungo? Ma non lo so, non importa, va bene. E qua mi viene in mente subito Battiato, non so perché. Qual è la canzone che Battiato utilizza con questo modo? Scrivilo sotto. Cioè, un prestigio proprio, prestidi, vabbè, quello, faccio il prestigiatore. Perché? Perché non sto facendo nient'altro che tenere un banalissimo accordo alla sinistra, che è sempre quello della tonica di quel modo, sol, re, sol, sol, re, sol, e sopra me la godo su tutte le note. Questa è una scala su tre dita, esercizio che si fa. Quindi sol, la, si, poi comincio dal la, si, do, dal si, do, re, sempre una nota dopo. Posso farlo anche su quattro note. Allora, le olio è semplicemente la scala minore naturale che noi conosciamo come scala minore naturale. Cominciamo da La. Semplicemente ti setti su questa, trovi una sorta di ritmo. Quando sei stufo di cercare note stile melodia, puoi trovarne magari quattro che ripeti e con la sinistra ci passi sopra e ne fai alcune, sempre che fanno parte dell'accordo, che non sbagli mai. Fai poche cose semplici. Quando ti stufi delle note sciolte, fai gli accordi, quinte, quarte. Con i moduli
modi della scala maggiore di Do è molto facile perché sono tutte note bianche. E ovviamente tanto più bello, tanto più fai dinamiche. E poi ricominci. Abbiamo l'ultimo, il modo locrio, che è molto particolare perché abbiamo delle dissonanze molto forti e un sapore di qualcosa che è un po' rancido, tortuoso, strano. Sentiamolo subito, cercherò di non addolcirlo neanche un po'. Mettere la quinta alla sinistra è dura perché è una quinta diminuita, quindi terrificante. Diciamo che nell'ottica di mandare un biglietto a qualcuno con la nostra musica sotto, questo sarebbe più un biglietto di minacce, forse. Ieri ti ho aspettato per mezz'ora. Mi hai neanche mandato un biglietto, un messaggio in cui mi dicevi che saresti venuto in ritardo. Chi sono io? Una schiava che deve stare lì ad aspettare. Là fuori ne trovo mille come te, molto migliori. Si dice molto migliori, sappiatelo. E sta male, però si dice. E non basta. Meditando una vendetta. Insomma, è una tonalità un pochino angosciante perché ha queste dissonanze particolarmente importanti all'interno dell'architettura della scala, dove il punto gravitazionale proprio sì, e quindi già il fatto che non possa avere un supporto perché sta malissimo questa quinta crea un'atmosfera. Molto, molto dissonante. Va bene, con tutte queste informazioni, a questo punto, tornando al primo esempio che ho fatto partendo cioè senza volerlo da un modo frigio della scala di Fa maggiore, perché sono partita da là. Che, per esempio, se tu scegli la scala di Fa maggiore per derivare poi tutti gli altri modi, è anche molto interessante perché avrai solo il Si bemolle e quindi Fa scala di Fa maggiore, modo dorico della scala di Fa maggiore, si parte dal Sol. Modo frigio della scala del derivato della scala di Fa maggiore. Lido derivato dalla scala di Fa maggiore. Va bene, Simpson, lo sappiamo. Modo misolidio. Eolio, quindi la scala minore naturale. E modo locrio.
grado della scala maggiore. Bene, tutta sta roba qua si può ripetere partendo da tutte le scale che vuoi. Molto bene, allora quindi cosa ricaviamo da questa lezione per accompagnare, lunghissima, 30 minuti, per accompagnare appunto le nostre composizioni? Dobbiamo conoscere in questo caso i modi della scala maggiore e sentire, cioè praticarli tutti i giorni, quindi facendo proprio modo della scala, partiamo dalla scala di Do maggiore, deriviamo tutti i modi e cominciamo a improvvisare, per esempio sul modo dorico, il secondo. Che bello, vengono subito dei temi bellissimi. Beh, basta, se no non finisce questo video e io devo fare altre cose, tipo fare pranzo. Ma quello che dicevo è pratica i modi della scala maggiore tutti i giorni e comincia a determinare quali sono le emozioni che ti suscita il modo dorico, il frigio, il lidio, il misolidio, l'eolio e il locrio e anche lo ionico, che è il primo maggiore, e pian piano. Associando queste emozioni, riuscirai a trovare subito qual è il modo giusto, il mood, il modo giusto per accompagnare un biglietto d'auguri, una serata, per improvvisare in stazione dove trovi il pianoforte, a seconda del tuo umore. E la libertà stupenda è quella di poter spaziare lungo tutto il pianoforte senza dover avere uno spartito ed è molto interessante. Ed è molto interessante anche per, non finirà più sto video, lo so ormai, avrò perso tutti voi. Se siete ancora qua a quest'ora, al 33esimo minuto e attenzione, 33 in 3, 2, 1, 33esimo secondo. Se siete ancora qua adesso, al 33esimo minuto e 33 secondi, scrivete 33.33. ah no, ecco, un'altra cosa utilissima dell'utilizzo dei modi è che ci si può fare tecnica. Quindi, se io devo fare la scala su tre dita, posso farla sul secondo modo. Che porta a fare una tecnica che non è più solo ta ta ti ta da ti, ma è un qualcosa di più musicale. Quartine. Tecnica non diventa più solo un muovere le dita per fare esercizio ginnico, ma diventa una ricerca musicale. Qua sto facendo esercizio per l'allargamento delle dita, ma sentite che bello che è su. Oppure passaggio del pollice. Eccetera, eccetera, solo la fantasia è un limite, quindi basta esercizi ginnici terrificanti. Se ovviamente sei una persona adulta che studia il pianoforte per passione, diletto, se ovviamente sei una persona che studia in conservatorio, uno, perché sei qua, perché non è il canale per te, sei ancora troppo, cioè non è che sei ancora troppo, è che purtroppo in conservatorio si ha
tutta una serie di ritmi per arrivare all'esame, quindi non te la puoi scialare, almeno io quando ero in conservatorio non me la scialavo così liberamente dicendo oggi improvviso sui modi della scala maggiore che manco conoscevo tra l'altro, e quindi diciamo che non ascoltare questo video perché devi preparare tutti i preludi e fuga del clavicembalo mente berato e tutte le altre cose che sai bene. Mentre se sei un adulto e hai la fortuna di poterti godere lo studio del pianoforte per te stesso senza doverci campare o fare concorsi in cui devi arrivare per forza primo e ti viene l'angoscia di fare il saggio, puoi veramente goderti la musica in questa maniera che secondo me è lo scopo superiore di tutti. Ok, basta, definitivamente, grazie per essere arrivato fin qua. Spero di averti dato delle indicazioni interessanti per imparare a suonare e divertendoti con questo genere di musica. E se ti piace come insegno, oltre a iscriverti al canale, che è sempre una cosa super gradita, puoi vedere sul mio sito www.sognandolpiano.it tutti i corsi che ho fatto per te. Ciao e a presto!